Ciao a tutti, so che questo video sembra un po' la brutta copia di un altro mio video in cui mangio un macaron di Sadaharu Aoki. Ho la stessa faccia devastata, cioè ho la faccia devastata, ho i capelli che sono, per carità, insomma, però sono qui in compagnia di un capolavoro dell'arte dolciaria internazionale. Signore e signore, è un piacere presentarvi il macaron di Sadaharu Aoki, caramello e sale. Qualcosa di unico, mi hanno detto. Vediamo di aprirlo e di andare a fare la prova del 9 in diretta per voi che mi state seguendo. Allora, adesso con una mano andrò a prendere il macaron e andrò. Già il profumino si presenta niente male. Allora, Sadaharu Aoki, avete visto anche altri miei video in cui ne parlo, pasticcere che combina un po' l'arte dolciaria occidentale con quella giapponese. Giapponesi, tra l'altro, vabbè, che hanno vinto molte volte il premio internazionale di pasticceria. Sadaharu Aoki però non so se l'ha vinto, in questo momento mi sfugge un pochino anche per la stanchezza di cui parlavo poc'anzi. Allora, 1, 2, 3. E andiamo ad assaggiare questo macaron. Ma che cosa è? Unico. Allora, quello che avevo mangiato col tè verde e il cioccolato dentro mi piaceva di più. Ma anche questo. Sadaharu Aoki non si smentisce mai. È sempre qualcosa di indescrivibile. Qua bisogna farlo. Ma buono! La particolarità dei dolci occidentali in Giappone è che i giapponesi sono bravi a fare i dolci che non sappiano troppo di zucchero. Quello è il segreto di un buon dolce. Cioè il dolce non deve essere dolce. Cioè deve essere dolce al punto giusto, bilanciato bene. Questo è unico, buono. Buono perché si sente il sapore di dolce, ma non quel dolce che poi dici l'acqua per favore. Capito? È quel dolcino che ti resta questo sapore di mandorla, di caramello, combinati insieme. È favoloso. Non ci sono parole. Ma è, cioè, lo sento ancora, capito, il sapore. Non è che dici mangi, lo zucchero si porta via tutto. No, rimane ancora. Non è che vi sto prendendo in giro. Uno dice sì, ma cosa vuoi che sia un macaron? No. Sadaharu Aoki numero 1. Numero 1 non lo so, magari. Se ci penso bene, magari faccio una classifica un po' diversa. Però Sadaharu Aoki merita tantissimo. Quindi io vi straconsiglio questa pasticceria. Ce ne sono varie a Tokyo. C'è anche in Francia. E sul mio sito www.marcotogni.it vi metto tutti gli indirizzi e varie informazioni relative a Sadaharu Aoki e a varie cose. Come vedete, io sono proprio distrutto oggi perché questo qua è un dolcino che sto mangiando alle 9:30 di sera. Non bisognerebbe mangiare dolci così tardi per vari motivi. Ne
Nel senso che è sempre meglio mangiarli un po' sul prestino. Però questa sera ho fatto uno strappo alla regola perché veramente sono devastato. De cioè, devastato deriva dal verbo devastare, cioè dalla devastazione, cioè dalla mancanza di vastazione. Cioè, de mancanza, vastazione. Devastazione. È proprio una cosa. Sono distrutto, insomma. Perché ho camminato come un pazzo. Poi c'era il sole che a me il sole mi cuoce. Quindi, ricapitolando, macaron al caramello e sale, vagamente il sale, e di Sadaharu Aoki, qualcosa di wonderful. Forse è stato prodotto addirittura in Francia. No, o sì, non so, non si capisce bene. Potrebbe anche darsi. Comunque so che li fanno anche qua in Giappone, sia i macaron che altre cose. Nel senso che sono strabravi i pasticceri giapponesi. Stra bravi. Che dirvi di più? Per questo video è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcotoni.it al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.